C'è un paese dove un abitante su due ha un cognome italiano, dove si mangiano pizza, gnocchi e farinata di ceci, dove i negozi hanno insegne di luoghi lontani decine di migliaia di chilometri, che forse ormai nessuno ricorda. E dove, nell'inconsapevole indifferenza dei loro fratelli italiani, sono sparite in pochi anni 30.000 persone, soprattutto ragazzi. La nostra storia si ambienta in Argentina, dall'altro capo del mondo, esattamente 30 anni fa, la notte del 24 marzo 1976. Comunica alla popolazione che a partir della fecha il paese se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto. 24 de marzo de 1976. La presidenta è llevada en helicóptero hasta el aeroparque. Un golpe in America Latina a quei tempi non faceva più notizia. Lo sconvolgente bombardamento del palazzo presidenziale in Cile nel 1973 e il susseguirsi di golpe militari in tutto il continente avevano abituato gli europei a vivere quella parte del mondo come fosse il capriccio di tanti dittatori dello Stato Libero di Bananas, come nel film di Woody Allen. Ma questa invece è una storia di gente in carne e ossa, di tremende sofferenze, di genitori che non trovano i loro figli, di torture spietate e di assassini eseguiti con perversa crudeltà. Molti di questi fatti riguardano italiani o gente che ha dimenticato la nostra lingua, ma che continua a sentirsi italiana. In pleno centro della ciudad. La comunità italiana in Argentina non è fatta soltanto di emigranti in fuga dalla miseria. Tutte le principali imprese italiane hanno filiali a Buenos Aires. Fiat, BNL, Alitalia, Dalmine, Pirelli. Non dimentichiamo che più del 50% degli argentini sono di origine italiana. Qui si dice che l'Argentina è come una seconda Italia che parla lo spagnolo. È una seconda Italia. Quando un nostro discendente va in Italia non è uno straniero, è un cittadino che cambia di residenza. Una seconda Italia. Così la percepiscono i nostri emigranti o i loro discendenti. Ma come vissero a quei tempi i nostri connazionali? Come sentirono il legame col loro paese di origine? Che comportamento assunse il governo italiano prima e dopo il colpo di Stato? Enrico Calamai non ha buoni ricordi. Quando arrivò in nave in Argentina all'inizio degli anni 70, era stato appena nominato viceconsole. Le autorità italiane in Argentina curavano i rapporti con la collettività con una retorica patriottarda che però al momento del pericolo non venne in nessun modo rispettata. Nei fatti la collettività italiana venne lasciata a se stessa. Franco Castiglioni, figlio di italiani, è oggi docente universitario alla Facoltà di Scienze Politiche di Buenos Aires. A quell'epoca aveva 20 anni. E fu uno dei dimenticati dalle nostre autorità. Io sono stato sequestrato vicinissimo all'università, sono stato 3 mesi in un sequestro, clandestinamente, senza notizie per nessuno, e in pieno centro della città, naturalmente senza poter vedere perché avevamo gli occhi col cappuccio, non potevamo alzarci, dovevamo stare sempre lì buttati, e sottoposti a pulci, insomma era una situazione proprio degradante. Forse è la prima volta in cui uno sente cosa vuol dire essere declassato completo, nel senso che non hai un diritto di nessun tipo, nessuno ti sente, tu sei nascosto, ma in questo caso qua addirittura è lo Stato che ti sequestra, quindi tu sai che solo ci potrà essere tua madre che ti sta cercando. Franco Castiglioni alla fine ha avuto fortuna. Un prete irlandese sequestrato insieme a lui e poi liberato ha fatto il suo nome e gli ha permesso di uscire dalla sua condizione di scomparso. L'ambasciata irlandese, a differenza dell'ambasciata italiana, è riuscita a ritrovarlo, nel senso che semplicemente ha detto una cosa importantissima: guardate, noi siamo disposti a rompere i rapporti con l'Argentina.